la domanda che si pone è ovvio, che solo perché altri studiosi di altre tendenze pongono è questa qui: a un certo punto, nell'affiorare di un ricordo, la coscienza di un ricordo, c'è sempre da domandare che cosa è che determina lo stimolo al ricordo. Cioè, si potrebbe anche dire che la coscienza dal punto di vista neurologico è così come è stata descritta, ma non bisogna confondere il meccanismo neurologico con cui si attua la coscienza con la coscienza stessa. Anche la domanda, insomma, che cos'è la coscienza e quali sono gli elementi neurologici indispensabili per studiarsi il fenomeno della coscienza. Ormai fondamentalmente ampliavamo queste domande particolari con la grande domanda che viene in sottofondo, cioè quando tu una volta hai detto che la coscienza umana appunto dipende soprattutto dall'organismo cerebrale, la cosa naturalmente ha rilanciato una certa perplessità su quella che è la continuità della consapevolezza dell'io integrale dall'uomo allo spirito. La parte viene per questo aspetto della domanda che chiarisce anche l'altra parte, cioè delle basi fisiche per così dire la coscienza. E in fondo, già anticipando in un certo senso la domanda, la prima domanda che mi è stata fatta, io ho parlato di doppia intelligenza. E la doppia intelligenza lascia subito intendere la doppia coscienza. E chiarisco, i neurofisiologi non hanno torto nel localizzare la coscienza nel cervello e ritenere che essa sia una manifestazione di andata e ritorno praticamente nell'ambito del cervello tra il centrale e il periferico, per così dire, sino a quella identificazione nella coscienza dello schema corporeo che altro non è se non l'idea di sé, la precisazione del sé, cioè ciascuno di voi sa di essere e sa di essere fisicamente appunto. Lo schema di se stesso è dentro di sé, pienamente intelligente, ed è questa la coscienza di sé. Per raggiungere questa coscienza di sé non è indispensabile l'anima, infatti, a comprova ulteriore di quanto potrebbe dirci la neurofisiologia, noi citiamo ancora una volta gli animali, i quali hanno l'idea di sé e la coscienza di sé, la quale consente in fondo di creare tutta una serie di atteggiamenti conservativi della vita, che ciascun animale condiziona proporzionatamente al proprio schema corporeo. Tanto è vero che ogni animale ha dei meccanismi di difesa, di conservazione e di sopravvivenza che sono legati al tipo fisico, alla razza, alla specie. E si può dire che ogni atteggiamento di sopravvivenza e di conservazione di vita dell'animale è esclusivamente in funzione di questo schema corporeo e di queste difese, conseguenze di questo stato di coscienza che l'animale ha in sé. L'animale che si chiude a riccio mettendo fuori gli aculei mostra di avere a un livello di subcoscienza un'alta comprensione del proprio meccanismo di difesa, anche se nel caso specifico, e ho parlato di subcoscienza e non di coscienza, non vi è il passaggio da una fase istintiva di subcoscienza a una fase di intellettualizzazione, per così dire, dell'idea. Cioè l'animale lo fa istintivamente. Perché? Perché evidentemente c'è un passaggio che non può farsi, c'è una parte del cervello che manca, diremmo noi, cioè quella parte, in un certo senso, quelle zone di sviluppo corticale
che riscontriamo nell'antropoide o dall'antropoide in poi, e non riscontriamo prima della fase dell'antropoide. E cioè significa che vi è una razza animale la quale ha la possibilità di muoversi in una subcoscienza, cioè in una fase istintiva più o meno progredita secondo le specie, e a un certo punto invece di passare a una fase di coscienza di sé, quale possiamo avere in animali superiori sino all'essere umano. In questo caso noi ci troviamo di fronte a una coscienza di tipo biologico che, in unione alla intelligenza di tipo biologico, consente manifestazioni anche piuttosto elevate, sempre però a livello di una coscienza istintiva, cioè di una coscienza animale, sia pure resa intelligente, come può accadere nell'essere umano. Ma per meglio capire cos'è questo tipo di coscienza di cui stiamo parlando, andiamo a vedere qual è l'altro tipo di coscienza di cui noi stiamo dicendo, parlando di doppia coscienza. La coscienza, secondo, direi, la neurofisiologia, la psicologia, o anche semplicemente secondo il buonsenso comune, è appunto l'idea di sé, l'idea intelligente di sé, che consente di autodefinirsi, di poter dire ciascuno essere umano io sono, e di avere in quel momento corrispondente l'idea precisa di quel che si è, o più o meno precisa. E l'idea è visiva, perché ciascuno si rivede in questa coscienza, e si rivede non soltanto in senso visivo, ma si rivede in senso di conoscenza di sé, di patrimonio di sé, del passato, del presente, e vede questo sé in quella possibile prospettiva che anche nel futuro, che è la conseguenza dell'autodefinizione e del proprio passato. Cioè ciascuno ha un'idea abbastanza precisa della propria funzione, che è in rapporto alle cose che ha fatto e alle cose che fa, alle cose che ha conosciuto e alle cose che conosce, e alle cose che rappresentano le sue aspirazioni, ciò che vorrebbe conoscere, ciò che vorrebbe fare. Ma ecco, è a questo punto che scatta qualcosa di apparentemente strano, e che non riscontriamo assolutamente, per esempio, negli animali. L'animale, per esempio, può avere una buona conoscenza di sé, sia pure non a livello, direi, intellettuale, in senso linguistico, non in senso di una dinamica interna di questo linguaggio interiore, ma l'animale, in un certo senso, non ha futuro. Non ha futuro pur avendo un passato e un presente, non ha futuro. Cioè l'animale veramente non ha aspirazioni. Il suo cervello non può pensare nel futuro. Qual è la differenza tra il pensare nel futuro e limitarsi semplicemente a pensare il presente? Si capisce sempre proporzionatamente a ciò che ciascuno del presente può incamerare. È l'ideazione, indubbiamente, e cioè la libera associazione delle idee in funzione critica. Nel dire questo, libera associazione delle idee in funzione critica, io ci metto tutto dentro, cioè desideri, le aspirazioni, la volontà, le delusioni, la conoscenza, l'utilizzazione del passato in funzione del futuro e l'aspirazione del futuro non in funzione del passato, sono a mio avviso esercitazioni libere consentibili soltanto a condizione che
non esistano, e quindi di inesistenze, di circuiti prestabiliti. Spiego meglio quel che voglio dire.
non ha mai proceduto in impasse. E perché? Perché nell'animale manca quel circuito superiore, cioè manca quell'altro tipo di intelligenza o quell'altro tipo di coscienza che si muove indipendentemente dalla coscienza neurofisiologica, da cui tuttavia dipende per manifestarsi e alla quale è tuttavia legata, ma che è e le è indipendente e che procede o può procedere in maniera inversamente proporzionata, tanto è vero che essa ha determinare l'attività dell'uomo, che consente nel particolare la prospettazione del futuro dell'uomo stesso e in un ambito storico più allargato il cammino del genere umano in senso assoluto. Questa osservazione di fondo naturalmente è un dato, diciamo pure, incontestabile. Perché? Perché a questo punto una obiezione potrebbe essere la seguente. L'obiezione, direi, principale che si può fare a questo assunto è questa. Ma non è possibile che, stabilitisi certi circuiti, tra sia pure la parte centrale e quella periferica del cervello, ma comunque, stabilitisi certi circuiti, questi possano in maniera autonoma creare, e creare nel senso che tutto il futuro dell'uomo o l'evoluzione stessa sarebbe niente altro che la deduzione logica che l'uomo avrebbe il potere di fare, e quindi stabilirsi il suo progresso, che poi in generale diventerebbe il progresso dell'intera specie umana. In altri termini, ritrovare la causa del progresso, o del futuro, o dell'aspirazione dell'uomo, o quella che si suol chiamare la coscienza più alta dell'uomo, nell'ambito della stessa sfera neurologica, dovuta a niente altro che a un processo deduttivo di questi circuiti che agirebbero per conto loro, potendo essere per esempio dei circuiti tutti speciali, e un'ammissione del genere di circuiti tutti speciali, anche se non dimostrate, potrebbe essere in senso lato accettabile come ipotesi di lavoro. E allora, anche prendendola come ipotesi di lavoro, vediamo un po' cosa succederebbe a una cosa del genere. Ma per accettare una cosa del genere occorre dimostrare, il che non si è fatto né si può fare, credo, occorre dimostrare anzitutto che il principio di causa-effetto è un principio sbagliato. È un principio sbagliato e lo sarebbe di conseguenza, perché indubbiamente noi possiamo ammettere che questi circuiti cerebrali bioelettrici possano evidentemente manipolarsi o direi sovrapporsi o comunque mescolarsi in maniera tale da dare poi una idea finale o un tipo di idea coscienza finale del tutto nuova, e questo del tutto nuovo consisterebbe appunto in quel di più che l'uomo si autocreerebbe da solo. Ma non solo nuovo, scusate, non basterebbe che fosse nuovo, dovrebbe essere qualitativamente migliore dei precedenti, cioè di tutte le... Sì, naturalmente, bene, sì, diciamo nuovo o anche migliore, o come l'altra cosa messa insieme. Sì. E l'uomo dovrebbe avere a questo punto la capacità, attraverso la sua stessa intelligenza di tipo cerebrale, di poter valutare e acquisire questa nuova idea come nuovo patrimonio di sé, e poterla valutare e riconoscere in tal misura. Ma il cervello umano come potrebbe a questo punto autoriconoscere? Per capire questo andiamo a vedere un momento quale sarebbe l'intelligenza, anzitutto, che dovrebbe riconoscere tutto questo. Abbiamo parlato di coscienze, ma non di
l'intelligenza e non sono la stessa cosa. L'intelligenza, noi abbiamo detto molte volte, è la capacità che un essere possiede di autoriconoscersi, di autogiudicarsi, di distinguere, di esercitare il potere critico sulle idee proprie e altrui, di valutare in senso di dimensione spazio-tempo finché si è sulla terra. E insomma, l'intelligenza, la facoltà che l'uomo possiede di poter interpretare se stesso e il mondo che lo circonda. Ma è possibile che questa interpretazione, finché è di natura fisica, cioè dire riguarda oggetti e ambienti elementari, o idee elementari, diciamo elementari, quelle legate alla vita e alla sopravvivenza, dipendono dal cervello, perché dipendono dal cervello. Ma quando l'essere umano entra in una valutazione critica, che non è di tipo conservativo, ma è indipendente da esso, è possibile ancora pensare che ciò possa dipendere da una valutazione di tipo cerebrale e non piuttosto da un altro tipo di coscienza, che appunto poi quella coscienza spirituale di cui parlavamo? Non c'è dubbio che un atteggiamento critico lo possiedono anche gli animali, ma gli animali non possiedono una critica di tipo morale. Non la possiedono perché manca ad essi qualche cosa. Allora si potrebbe obiettare, ma potrebbe mancare all'animale la stessa